Alberto Morello, direttore del Centro Ricerche RAI di Torino. L'ultima novità, l'ultimo progetto su cui state lavorando riguarda un'applicazione LTE con una distribuzione però broadcast e non telco, quindi la tecnologia LTE ma per la distribuzione broadcast. Ricerca il progetto sperimentale che avete in questo momento in atto e che avete portato avanti con la TDF francese ma anche con l'università tedesca di Braunschweig. Cosa comporta questo tipo di progetto, cosa ha comportato soprattutto, a che punto siete e qual è il risultato concreto che ha dato? Prima di tutto strategicamente è molto importante per un'azienda come la RAI, che era un broadcaster tradizionale e vuol diventare invece una media company, considerare tutte le piattaforme. Quindi in futuro sia il satellite che il terrestre, che la banda larga, che il mobile diventano reti distributive importantissime per portare il nostro prodotto al cliente. Allora, in quest'ottica sta rinascendo quello che erano i vecchi tentativi non tanto fortunati della televisione mobile, cioè portare la televisione, ma non solo la televisione tradizionale, ma tutti i contenuti televisivi di qualità ai device portatili, mobili, quindi i tablet e gli smartphone. L'esperimento è stato realizzato su Aosta per la famosa postazione che viene poi spesso utilizzato per questo tipo di sperimentazione, sia per la vicinanza a Torino sia per una configurazione del territorio che permette di fare bene questo lavoro senza creare problemi, per la disponibilità di canali. Che cosa avete constatato e in che modo? Allora, la soluzione che stiamo provando in questo momento è proprio quello di mettere un segnale 4G un po' modificato per l'applicazione specifica, metterla su un trasmettitore televisivo. Questa è la prima volta che viene fatto al mondo una sperimentazione di 4G su una torre televisiva, anzi su quattro torri televisive che sono in single frequency network. Nella nostra sperimentazione prendiamo un canale televisivo DVB-T2, lo facciamo parlare a divisioni di tempo proprio con questi segnali 4G, quindi nella parte in cui si trasmette televisione trasmettiamo quattro programmi televisivi in alta definizione T2 HVC, nella parte invece mobile trasmettiamo LTE modificato e anche in questo caso portiamo quattro programmi in alta definizione 720p, quindi non una risoluzione che va bene per il grande televisore, ma una risoluzione che va bene sul device mobile. Ma siamo fuori dagli standard, allora tutto questo ancora non è stato contemplato e ratificato da nessuna parte? Allora, questa soluzione tende ad andare nella direzione del linguaggio delle reti mobili, perché uno dei problemi del T2 Lite, che è l'altro sistema per portare la televisione in mobili, è che parlava una lingua diversa rispetto al device mobile. Quindi il tentativo è di parlare al device mobile con la lingua dei device mobili. Ahimè, questa lingua che possiamo parlare su una rete a torri alte, quindi su una rete televisiva, deve essere comunque cambiato leggermente, quindi è necessario per esempio avere un intervallo di guardia maggiore perché i trasmettitori sono molto più distanti rispetto ai trasmettitori di una rete cellulare. Un'altra cosa, una rete televisiva ha canali da 8 MHz, mentre invece una rete LTE ha canali multipli di 5 MHz. Quindi abbiamo cambiato questi un po' di parametri e abbiamo creato un segnale molto simile all'LTE, ma che avrà bisogno di una standardizzazione che dovrebbe succedere nei prossimi 1-2 anni. Con questo è tutto per il momento. Alberto Morello del Centro Ricerche RAI di Torino, Antonio Franco dal Forum Europeo di Lucca per millecanali.it.